tutti burloni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video della Pixelmon. Oggi sono in compagnia del buon Tano. Ciao Tano, come stai? Ciao bimbi. Ciao. Ragazzi, prima che inizi il video vi voglio lanciare una sfida. Proviamo a superare 10.000 mi piace a questo video senza un apparente motivo. Dobbiamo superarli così, a caso, così. Che cosa faremo oggi, ragazzi? Faremo una cosa veramente molto figa. Innanzitutto cercheremo di catturare Latios e Latias, perché zio Pera, dopo le ultime volte io li voglio catturare. E ce la faremo, non ce la faremo mai. Poi voi lasciate un like di incoraggiamento perché forse ce la faremo. Però Tano è sparito. Ok, qua. Sono. Però prima di fare qualsiasi altra cosa, voglio fare una cosa molto figa. Voglio far evolvere in Gengar il mio Ghastly Shiny, per vedere appunto come viene. E oggi ci viene incontro il nostro grandissimo Metano, che ci darà una mano a livellare il Pokémon. Quindi sei pronto, yeah. Tano? Sei pronto? Yeah. Sì, diciamo di sì. Dimmi, quanto gli è il tuo Gengar Shiny? Tantissimo, è qua il mio Gengar Shiny, che bello. Togliamo Gardevoir, ce l'ho a livello 24. Al 25 si evolve l'El, ma che cosa è ignorante. Allora, condividi esperienza, ce l'ho? Se non ce l'hai, ce l'ho io. No, ce l'ho, cioè, me l'avevi già regalato te, peraltro. Allora, vediamo qua se c'è un Arbok. Al 48 questo Arbok, molto figo. Buttiamo giù Entei, vieni qua Entei, gli fai un bel lanciafiamme. E in teoria Arbok è giù, brucia. Ciao ciao. Quanti livelli ti mancano? Il tuo, ok, un pochino. Vediamo un po'. Ma facciamo uno scontro io e te. Facciamo uno scontro io contro di te. Ma serio o non serio? Serio, serio, però siccome tu usi il condividi esperienza, se mi uccidi... Allora, io non ho Pokémon forti però in squadra. Io non ho Lugia in squadra. Ok, Lugia, io non ho i miei Pokémon forti. Non mi apre il PC, ok. Ok, facciamo così. Levo pure O. Però tu non esagerare con i Pokémon, ok? Io non metto ne... No, facciamo uno scontro serio, dai. Uno scontro serio. Con tutti i Pokémon forti che abbiamo. Scontro serio? Sì, uno scontro Marci, serio. Io ti uso ripresa, però, eh. Devi fare quello che vuoi, te. Io ho anche un Pokémon al 69. Ah, quindi... è vero, perché tu hai coso. Tiranitar, che comunque mi sciotta. Questa non pensavo te la ricordassi, però effettivamente te la sei ricordata. Allora, io ti dico subito che parto con O. Te lo dico. Parti con O. Anzi no, sarò il primo a lanciarlo. Io l'ho già lanciato, tocca a te sfidarmi. Sfidami O, se c'è il coraggio, sfidalo. Dove sei? Non te lo so già che lanci Tiranitar, quindi. Ciao. E lo sai che ti distruggo? Non mi fa tirare fuori il Pokémon. Perché? Ma, man, escilo. Non esce. Tiralo fuori. Tiralo fuori. Ma è perché ti vergogni? È perché ce l'ho più grosso. Aspetta, io, l'uccello. Ok, esce Ghastly, ma non esce l'altro. Sai perché non esce? È successa la cosa che è successa a me prima. Quello che se esce ti sparisce. Seriamente? Ma fidati. Ma sta laggando un botto! No, fidati. Allora, ragazzi, abbiamo fatto uno scontro, ma l'abbiamo tagliato di cattiveria perché, tipo, si è buggato qualcosa e non si era, tipo, registrato il pezzo in cui ci si stava evolvendo in Hunter. Si è evoluto in Hunter e è crashato, quindi, vabbè. Insomma, in Zowa. Sei carico? Sei pronto? Io sono carichissimo. Sei pronto? Sono carico per distruggerti. L'ha detto. Sai che vai, ho paura di chi voglio usarti contro? Chi sarà? L'ho già visto, Tiranitar, ciao. Stavolta sì, però mi sembra lo sciotti. No, sciottare non esiste. No, ho sbagliato mossa! No, anche a me ha mancato. Devo farti magifuoco. Sì, mi ha fatto il critico. Ciao! Hai avuto fortuna. È salito di livello, Ghastly, eh? Ha fatto un po' di livelli. Allora, vuole rivincita? No, ho sbagliato mossa. Vuole rivincita il buon Ghastly. Io tolgo dispetto. Chi non la usa sfonda la propria rabbia sono. Sull'avversario. Credo l'ultima mossa usata del bersaglio è... Ma fa niente, togliamo dispetto. Vai, dai. Chi hai messo Meganium? Io li provo. Tiranitar ti muore. Io li provo Giga Impatto. No. Adesso però sono fermo due turni. Sono fermo due turni. Recupero anche vita così. Dai. 40 punti vita io, eh. Ho fatto terremoto. Volevo se c'è lava sbuffo, ho fatto terremoto. Vabbè. Io non so nemmeno cosa farti. Oddio. Gli hai fatto cosa? Gli hai fatto? Devastante. Vabbè, facciamo liberare il buon Salamence. Ciao. Ciao Meganium. Ciao Meganium. Sei un po' dispiaciuto, devo dire. Ghastly è ancora salito. Grazie che avrei appena ucciso un Pokémon di livello 100. Ok, hai messo... No, perché ho messo questo? È vero, non è forte. Pesa, perché tu parti prima, infatti. Sì, però... Ho capito. Aspetta, te lo uccido, però. Sì che me lo uccide, a meno che ti faccia un critico. Tu sei anche a 70, circa. Fai malino. No, non ce la faccio uccidere, a meno che faccia un critico adesso. O a meno che tu balzi un qualcosa. No, non penso, le mie mosse sono infallibili. Però... Dai. Me l'hai ucciso. Ok, perfetto. Non so chi mettere. Che Pokémon hai buoni ora? Pikachu. Muore instant. Dici?
Secondo me sì. Vai. Sì, sì. Decisamente. È finita. Non è nient'altro? È finita. No. È finita. No. Ma è finita per te, però. Io li farei a sto punto a lui, a Zangus, un ripicca, perché se... Ma se muori... No, attacchi prima te. Scusami, non lo faccio più. Quanto è forte. Hai vinto, mi sa che hai vinto. Di nuovo ripicca li faccio. Madonna, quanto è forte. Quanto Madonna, è forte. Non poteva darti fuoco. Quanto è forte. Ma quanto è forte sto Onkro, che mi ha detto che si dice Onkro. Io spero soltanto che questa mossa sia buona contro di te. Mi sa di... No, fa cacare. Madonna, ciao. Quanto li toglie, li picca, mamma mia. Ci devo sperare, ci devo sperare. Allora, non posso fare ripresa, ti faccio questo. Madonna, no. Cosa hai fatto? No, sono morto. Ciao, ciao. Sono morto. Oh, si sta evolvendo, si sta evolvendo. Gastly si sta evolvendo, si sta evolvendo. Oddio, oddio, vediamo com'è Hunter Shiny. Questo almeno c'ha le particelle un po' blu. Ok, ok, non riesco a vederlo, vediamo un po'. Vediamo un po', dai, dai. Tirano fuori, sì. Poi che bello, il tuo Gastly si è evoluto in Haunter. Yeah, vediamo. Oh, carino però, eh. Io non lo vedo, escilo. Ah, ti Haunter, ok. Mm. È colore normale, sembra. No, quello normale ciao, è viola. Ciao, Tiar. Ciao, Tiar. Ti do un tuo Pokémon che tu mi hai dato tipo tantissimo Vai. Tempo fa. Zoroark. Il Oddio. Tuo Io son Zoroark. Pronto. Ok. Anch'io. Ah. Cancella, ok. Ok, l'hai cancellato? Sì. Ok, ridammelo adesso. Se funziona, io sì, non sì, so se funziona. Sì, funziona, vai. Tieni. Sì, ti stai evolvendo. Dammi un co... Ok, no, si sta evolvendo, lo vedo. Lo vedo che si evolve, Oddio. Dimmi poi se è bello o no, eh. Vediamolo. Non sta spawnando, non spona. Sì, vediamolo. Che top, è bellissimo. È bellissimo, guardalo. Beh, però... il colore è lo stesso di prima. Beh, insomma, però Gengar normale è viola. Non so di preciso sì. Com'è. Adesso, consigliatemi nei commenti qualche mossa da usare per questo grandissimo Gengar, che ci sta veramente un botto. E nulla, noi ci vediamo più tardi, che spero che mi sponi qualche Pokémon leggendario del mondo. Anzi, facciamo una cosa. Vieni con me nell'Isola Pene, che magari ci spawna tipo un Kyogre o un Lugia a caso. Io non so se me lo sono mai salvato all'Isola Pene. Tipo ti da mello. Tanto fa niente, non è qualcosa... No, ma tanto le so... Anzi, sai cosa ti dico? Vengo volando, le so a memoria, 300.000. Aspetta, mi sa che ora spona Latios. Dici? Può essere, te lo lascio. Ma è ancora notte. Te lo lascerei, te lo lascerei. Oddio. È spawnato! Non ci credo. È Kyogre, mi sa. No, è giorno. È Latios! È Latios! Sul serio? Sì, ascolta, devo... Ho bisogno della macchina curatrice, riesci a portarmela? No, ce l'ho. No, sto cadendo in acqua. No, anch'io. Ok, ce l'ho fatta. Ok, è caduto anche Latios in acqua, non so se ne sei accorto. Non lo so, mi sembrava un pochettino infatti disorientato. No, cade in acqua, sono caduto in acqua. Sono caduto anch'io. Zio Per, devo tornare all'isola... C'è un'isola più avanti. Fa niente, l'ho ributtata qua io. No! Non ci credo, Marci, io non ho coso, mantine per andare nell'acqua. Fa niente. Non mi ricordo da che parte la spawn. Ok, ti vedo. Vieni qua, guarda. Vado dritto? Vedi. Dritto devo sì. andare, E dove sto andando io? Verso l'isola. Lo vedi ancora te? Ok, lo vedo. Sì, lo vedo. Sei buggato! È spawnato un altro! No. Latias! Latias è spawnato, vai Marci. Da Latias, vai. Io vado da Latias. Sì, vai Tano, vai. Vai tranquillo. Ok. È spawnato ma qui, credo. Lo sai che non lo troverò mai io Latias e tu quello lì lo perdi? No, non lo perdo. Non è che te la sto gufando, sei chiaro, però. Marci, io ho appena trovato una torre d'acqua in mezzo all'oceano. È normale? Con due cose di terra sopra. È una roba che aveva fatto qualcuno. Ed è spawnato. Mamma mia, abbiamo perso due Pokémon che volevo nello stesso episodio. E sono spawnati tutti e due, questo è il bello. Come hanno fatto a spawnare tutti e due, guarda, non lo so, con quale casualità. Ma ti vedo, Marci, ti ho visto. Eravamo qua vicino noi, comunque. Sì, ho girato tutto, ho girato completamente tutto, non c'è. Allora è spawnato qualcun altro di loro? Ragazzi, mi è spawnato Latias. Adesso devo cercare di prenderlo con Pikachu, vediamo se riesco...
a mirare per bene. Oh, ok, l'abbiamo fatto subito. Raga, ho un problema. Non ero pronto. Stavamo parlando di tutt'altro con gli altri. Mi metto il cappellino proprio sciallo. Voi ormai avete capito che io odio sia Latios che Latias, che tutti. Tutti li odio. Mi stanno tutti altamente sulle palle sti Pokémon. Io li odio. Li odio tutti. Ora proviamo un attimino a indebolirlo. Ma gli faccio uno psichico. Lui mi fa una doppia mossa in teoria. Lo so che devo usare le Velox Ball, lo so, però mi sono dimenticato, raga. Non ero pronto per niente. Addirittura c'ho sono pure storto. Aspettate che provo a spostarmi. Pixelmon, se faccio così. Perfetto. Ok, raga, scusate. Non sono pronto per niente. Volevo registrare altro, raga. Vabbè, ci ha tirato giù il nostro buon bomber. Adesso io mi prenderei Zangoose. Andrei di lacerazione. Colpo critico, ragazzi. Buono. Facciamoli il falso finale. Riusciamo a fare un altro falso finale? No. Vabbè, ha pochissima vita. Non è male come cosa, raga. Allora, andiamo di Groudon. Abbiamo Groudon, Zaino, Ball. Non ne ho, ragazzi. Guardate quante ball ho. Non ne ho. Zero proprio. Con 28 ball, dite che non lo prendiamo? Cioè, 28 ball. 28. Se non lo prendiamo, raga, sono uno sfigato. Come se non lo... Cioè, io sono sfigato. Sono sfigato un botto, però... Cioè, fatemi... Svegli, Groudon, svegliati adesso. Se non ti svegli, ti ammazzo. Ti ammazzo io. Giuro che ti ammazzo io. Ti prego. Riposo. Oh, fai questo riposo. Grazie, bomber. Quindi faccio un appello adesso a tutti gli youtuber di sta serie. Regalatemi Latios e Latios. Fatemi sta favore. Non è possibile sta cosa. Non è possibile, raga. Latios è liberato. Io comunque voglio che questo appello lo diciate a tutti. Tutti gli youtuber della serie. In tutti i video ragazzi, guardate il video di Marci, che lui vi ha fatto un appello. E niente, ditemi cosa ne pensate nei commenti, non so, datemi il vostro supporto, che io non ce la faccio più, raga, Allora, vediamo un po'. Io proverei l'ultima Skurball che ho, che magari c'ho tanto di quel culo che dici, pum, lo prendo subito, proprio che dici, mamma mia, cose cosiose del mondo, quelle cose che succedono a caso. E niente, sei libero. 10 PS secondo me massimo. Ed è pure paralizzato. Cioè è impossibile non prenderlo, secondo me. Che poi tutti voi mi avete consigliato di mettere Latios e Latias nella mia squadra di leggendari per la palestra. Così faccio completamente i leggendari della terza generazione. Ma ragazzi, mi manca Rayquaza. Io avrei voluto fare Rayquaza, Groudon, Kyogre. E uno a scelta tra i miei Pokémon, tipo lo starter. Volevo fare qualcosa di figo. E c'è sempre in ballo quel progetto. Però se mi dite di far così, ma non riesco manco a prendere Latios e Latias. Raga, l'abbiamo preso, raga. Non ci credo, raga. Non ci posso credere. No. Non ci credo. Allora, ragazzi, ho ingaggiato Latias. Non ho registrato il pezzo in cui lo ingaggiavo, perché c'è anche Tearless intanto. Ciao, bomberissimi. È spawnato mentre stavo minando in caverna e vabbè, niente, tutto improvvisato. No, non comunque, sono le 3 di notte, tranquilli. Sono le 3 di notte e non vi faccio vedere il pezzo, cioè vi faccio vedere dopo che ce l'ho comunque, c'è il cosino. Non ho purtroppo Ultra Ball, ho 25 Safari Ball, cioè... Vuoi che vengo a portarti delle ball? No, tranquillo, è giusto, sicuro? Sì, è giusto così, devo catturarlo così. Guarda che arrivo, ci sono. Ciao, bomberissimo. Hai catturato Latias con la prima Velox, non ci credo. Latias è catturato. Non ci credo. No, sì, sta anche registrando. Ciao. Raga. Grande Marci, ce l'hai fatta Latias di merda. Come il mio Pikachu è salito di livello? Sono morto, catturato Latias. È una meme questo episodio. È una meme, raga. No, alla prima Velox. Ma l'hai lanciata subito? T'ho lanciato subito. 40 secondi di registrazione. Top. Aspetta, raga. Sta morendo. No, raga. Voi non potete. È morto. Cioè, raga, io ho passato un episodio intero
dove ho cercato di prendere l'Atias, l'ho preso in 40 secondi con una Velox Ball. Ragazzi, siccome dite sempre te lo fingi fake Pokémon, allora guardate, a Legendary has spawned in a Ocean Biome. Vi vado anche su, c'è anche l'altro, a Legendary has spawned in a Ocean Biome. Tutte le cose che vedete in centro sono schermate, non c'è niente. Al massimo comando che ho messo è stato mettere la pacifica, perché se no si bugga sempre, e lo può confermare il buon Tier che si bugga sempre la difficoltà pacifica. C'era anche Eren nel servizio. Eren è precipitato, Eren abbandonato, appena abbandonato Eren è spawnato. È bella, la vita è bella, raga, è bellissimo registrare 3 di notte, è stupendo, raga, è bellissimo. Ragazzi, questo video non avrà un outro, anche perché avevo registrato un'altra parte con Metano il giorno dopo che è successo il tutto. Ci siamo messi a registrare una roba e vabbè, comunque ho deciso di tagliarla perché il video veniva troppo lungo. Ho detto, guarda, 14 minuti va più che bene, avevamo solo fatto uno sconto con Latios e Latias, e vi avevo detto che avevo fatto un piccone della Madonna, che però purtroppo ho perso. Comunque niente, questo fa niente. Ragazzi, è stato un episodio bellissimo, mi sono divertito davvero un sacco a registrarlo, e spero che tutti gli episodi della Pixelmon saranno come questo, perché ho in mente davvero tante belle cose. E nulla, io spero che il video vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a qua, scrivetelo nei commenti, e noi ci vediamo alle 18:30 con un nuovo video. Preparatevi perché sarà un video davvero epico. Ciao. Ma ti sei dimenticato di dire bella. Bella.